Festa del Cavallo 2018, siamo qui con Giuseppe Bonicatto, presidente della Proloco. Una festa, come potremmo definirla? Ma sotto aspetto di logistica e per affluenza di pubblico molto ottima, anche se il tempo ieri sera non era stato molto clemente, però ha smesso, poi ci siamo ripresi. Oggi la giornata si presenta molto bene. Quest'anno avete fatto uno sforzo maggiore portandolo a più giornate? Sì, abbiamo aumentato di un giorno il giovedì sera per dare qualcosa in più, per preparare la serata al venerdì, che sarebbe stata la serata molto più intensa. Quanto lavoro c'è stato sotto questa festa? Sono 15 giorni che stiamo montando un po' nelle ore serali, un po' nei weekend, grazie a tutto lo sforzo di tutti i volontari, perché altrimenti non sarebbe possibile, grazie alla possibilità che abbiamo questa struttura del velodromo dove possiamo interagire con i responsabili del velodromo. Un ringraziamento anche a loro che ci danno un appoggio logistico non indifferente. Nella giornata di oggi quali sono gli eventi clou della giornata intera? Sicuramente c'è il motocross, che quello richiama grandi e piccini, il Palio Storico dei Cavalli, che è la prima edizione, l'allenamento collettivo di queste nuove discipline, l'OCR, che i trainer sono istruttori e campioni anche in questa disciplina, e il mercatino. Thank you.